Secondo successo della stagione per il bergamasco Davide Plevani del team LVF, che sul traguardo di Isalba anticipa Eros Colombo e vince la 53esima Coppa Canonico Cossai, seconda affermazione stagionale per lui. La partecipazione è numerosa e di altissima qualità, tra i 174 partenti presenti anche alcune delle migliori formazioni juniores e migliori atleti del nord Italia. E al via c'è anche la nazionale della Polonia in preparazione per il Mondiale di Firenze di sabato prossimo. Dal centro di Ghisalba bisogna affrontare tre tornate di un circuito locale prima di andare a scalare il Landosso. Ritmo subito molto elevato, numerosi tentativi di allungo, ma nessuno riesce davvero a prendere il largo. Inizialmente sono molto attivi soprattutto i ragazzi di Team Giorgi e LVF. Poi si fanno notare al secondo giro Alex Faccini dalla Cene e Matteo Cagliari dall'Ausonia, e alla terza tornata Paolo Prandini dal team LVF e Valerio Bortoluzzi dell'Augusto Garolfo. Sul Gandosso scolina per primo Simone Ravanelli del team Aurea, capofila di un terzetto che comprende anche Filippo Zaccanti del Giorgi e Daniele Cantoni della Canturino, che provano ad allungare. Ad una decina di chilometri dalla conclusione rientrano al comando altri corridori. Montobbio e Colombo provano l'attacco, poi Eros Colombo del team Giorgi resta solo al comando e ad inseguirlo c'è Davide Plebani. Ricongiungimento che avviene a 500 metri dall'arrivo, con Colombo ormai sfinito e Plebani che sfrutta il suo miglior spunto veloce e brucia l'avversario senza difficoltà. A 12 secondi il primo gruppetto inseguitore regolato da Luca Merelli della Bergamasca, terzo davanti a Gianmarco Begnoni della Otelli, poi il polacco Zelag, Morandi, Brambilla, Rupiani, Mauri e Zanchi. Questa la soddisfazione del vincitore. Sì, l'avevo provato in allenamento, visto che riuscivo a tenerlo bene il Gandosso. Non ho dato proprio tutto, ma in discesa sono riuscito a rientrare da Dio, diciamo. Poi sono andato subito sul primo gruppetto e poi ho fatto gli ultimi 10 km in fuga tentando di riprendere Colombo. Complimenti anche a lui. Una vittoria che ci voleva per questo finale di stagione. Mancano ormai poche gare, magari ne potrà arrivare ancora qualcuna. Ma sì, dai, non è mai detto, niente. Finché non finiamo, vediamo quanto riusciamo a portarne a casa. Sono contentissimo per la squadra, ringrazio tutti e bocca al lupo a tutti, dai. E la dedica a chi va? La dedica va a coloro che mi vogliono bene e tutti che mi seguono.